Ciao a tutti, oggi vi pongo questo quesito: ma l'Italia per quanto tempo ancora farà parte del G7? Intanto proviamo a stabilire che cos'è il G7. Il G7 è una sorta di sede informale di riunione dei leader delle nazioni più industrializzate. È già qua, secondo me. Qualche dubbio mi viene, nel senso che l'Italia è ancora una delle 7 aziende più industrializzate, o diciamo che fa parte di questo circolo di pochi eletti fino a che c'è interesse da parte di tutti che le cose vadano in un certo modo. Allora, intanto vediamo chi fa parte del G7. Allora, troviamo gli Stati Uniti. Chiaramente è la prima potenza mondiale ancora per un po' di tempo. Sicuramente la Cina la sta incalzando, ma è la prima nazione a livello mondiale. Poi abbiamo il Regno Unito, quindi diciamo che due dei 7 soggetti che parlano la stessa lingua, quindi l'inglese. Poi abbiamo il Giappone e il Giappone è l'unica nazione, chiamiamola non occidentale, ovvero sia fa parte della parte più orientale del mondo, ma è anche l'unica. Perché poi vi è l'Italia, la Germania e la Francia, diciamo, che fanno parte dell'Europa, e il Canada. Quindi, diciamo che c'è un asse, Stati Uniti, Canada, che rappresentano l'America del Nord, l'Europa fatta da Italia, Germania e Francia e, se vogliamo, dal Regno Unito, anche se non fa più parte con la Brexit della Comunità Europea, e poi abbiamo il Giappone. Ma queste 7 potenze più industrializzate, per quanto tempo lo saranno ancora? Allora, io nel prossimo sondaggio vi voglio parlare del PIL, perché il PIL, che è il prodotto interno lordo, è quello che misura un po' la febbre dell'economia dei vari stati. Il fatto di far parte del G7 ha sicuramente una sua importanza, se non altro perché questo dovrebbe creare dei rapporti bilaterali sostanziali tra le nazioni. Poi, onestamente, vi devo dire che non ci vedo tutto questo grande vantaggio di poter essere direttamente in rapporto con gli Stati Uniti, nel senso che si dovrebbero registrare dei vantaggi solo per il fatto che sei uno dei partner principali, mentre mi dà sempre l'impressione che noi siamo parecchio sudditi degli Stati Uniti. Se lo guardo da un punto di vista della Seconda Guerra Mondiale, cos'è che noto? Noto che ci sono 3 di questi 7, quindi la Germania, l'Italia e il Giappone, che in buona sostanza hanno perso la guerra. Poi ci sarebbe anche la Francia, perché anche la Francia non è che è stata capace, come al solito, a fare la grandeur e quindi a spostarsi da una situazione di sudditanza rispetto agli altri, ma la guerra l'aveva ben persa. Se non ci fosse stato probabilmente Churchill e gli Stati Uniti, la Francia sarebbe una roba diversa da oggi, ma probabilmente tutta l'Europa, compresa l'Italia. Però fa abbastanza specie che 3-4 su 7 erano, tra virgolette, avversari durante la Seconda Guerra Mondiale. E dall'altra parte comunque c'erano appunto gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada. Perché non c'è la Russia? Non c'è la Russia perché in effetti fino a poco tempo fa si chiamava G8, dove la Russia era l'ottavo membro di questo parterre.
Poi, per tutta una serie di situazioni, molte legate alle sanzioni economiche, sono arrivati al punto di escludere la Russia da questa logica. E secondo me, da un punto di vista abbastanza pratico, è sempre un errore escludere qualcuno. Conviene sempre farlo partecipare, perché facendolo partecipare è più facile convincerlo nelle situazioni critiche. Se tu lo escludi, va da sé che diventa dall'altra parte. E questo, secondo me, in una logica negoziale, in una logica di partnership tra attori importanti, quali gli stati più industrializzati, è un errore strategico. Così come esiste il G7 barra il G8, esiste anche il G20, ma se il G7 è decisamente informale, il G20 lo è ancora di più. È più una vetrina per dire che si incontrano nazioni significative, ma da un punto di vista pratico credo che possa servire veramente a poco, se non a far sempre prevalere chi è il più forte, chi è il più grande rispetto agli altri attori, perché se uno andasse ad analizzare bene i numeri si vedrebbero delle decise differenze e quindi si capisce anche il motivo per il quale l'Italia conta purtroppo sempre veramente poco. Quindi io vi ho messo davanti il G7 e la logica se l'Italia avrà ancora un ruolo importante in questa istituzione informale, perché a mio parere se non ci si riesce a dare una mossa significativa rischiamo veramente di essere esclusi anche da questa istituzione e non credo che faccia bene, al di là che comunque far parte delle istituzioni bisogna anche essere capaci di interpretarne bene il ruolo e cercare di ottenere dei risultati positivi per la nazione per la quale si è rappresentanti. Detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. A breve parleremo anche del PIL, perché è un elemento secondo me di primaria importanza in questa logica che vi ho appena descritto del G7 e mi raccomando iscrivetevi ai miei canali, in particolare al canale YouTube dove trovate tutti i miei video, piuttosto che andate a visitare il sito di genovainvestimenti.it dove trovate oltre ai video tante altre cose interessanti. Vi saluto e vi ringrazio, alla prossima, ciao!